This conference will now be recorded. Ok, iniziamo. Buonasera a tutti coloro che si sono connessi in questo martedì sera, a questa riunione aperta di Humans e anche a chi la riascolterà come al solito sul nostro canale YouTube che potete seguire per non perdere neanche un episodio di questa saga europea. La riunione di stasera è concentrata principalmente sull'iniziativa dei cittadini europei Stop Global Warming, che viene, diciamo, ufficialmente rilanciata già oggi, però soprattutto domani, in occasione della giornata della Terra, per la Terra, sulla Terra. E quindi la prima parte della riunione sarà dedicata soprattutto a capire insieme a Carlo Maresca, che è il coordinatore, a Davi Candeli, che ha curato la strategia di comunicazione, come è stata impostata la campagna, quali sono gli obiettivi sia politici sia di coinvolgimento dei cittadini. Poi nella seconda parte invece ci concentreremo su altre due fronti di iniziativa europea, quindi facendo un po' una serata più appunto dedicata al fronte di attivazione degli strumenti di iniziativa popolare a livello europeo. Lo scopo della riunione è anche un po' per chi magari non segue tutte le riunioni o a volte si perde tra i mille fili che tendiamo, avere uno spazio di confronto comune e di condivisione appunto delle azioni che sono prioritarie in questo momento e anche di, insomma, conoscenza tra di noi e attivazione reciproca. Vedo diverse persone connesse, non le saluto tutte perché sennò poi mi dimentico qualcuno, però sono felice che ci siate. Ricordo che si può utilizzare la chat che c'è a destra per le iscrizioni a parlare e che possono appunto essere interventi nel merito di quello che viene raccontato o anche insomma di apertura e prospettiva. C'è anche Cappato. Ciao Marco. Oggi non Stavo potermi riassumo recare. per lui. Figurati, sappiamo che ci sono stati momenti difficili. Siamo solidali. No, stavo facendo una breve Cosa è introduzione per successo? raccontare sia a chi si. Lo scopo della riunione della serata, che è appunto partire dall'iniziativa dei cittadini europei Stop Global Warming, per poi arrivare a fare il punto sulla petizione You Can Do It e sul Council on Participatory Democracy per fare insomma un po' un percorso di confronto e presentazione delle iniziative europee in corso. Allora io a questo punto, se Marco è già pronto, gli chiederei di inquadrare cioè il momento specifico e perché stiamo rilanciando Stop Global Warming proprio adesso e poi dare la parola a Carlo e a Vi per entrare un po' più nel dettaglio e poi andiamo avanti. Vai Grazie mille, Marco. ciao a tutti, scusate il ritardo. L'iniziativa dei cittadini europei finisce ai primi di luglio, quindi abbiamo pochi mesi di tempo per raccogliere 1 milione di firme. Prima che scoppiasse la crisi del coronavirus, ci eravamo, diciamo, interrogati su un'ultima possibilità da giocare, cioè quella di riuscire a fare girare in rete l'iniziativa dei cittadini europei come una traduzione concreta, e quindi uno sbocco, una risposta, una proposta concreta, che potesse uscire da quelle decine di milioni di persone che riempiono le piazze di tutta Europa, che riempivano le piazze di tutta Europa, in una situazione dove il sostegno popolare alla necessità di contenere i cambiamenti climatici stava diventando ormai massiccio, ma a livello istituzionale e delle proposte, diciamo così, politiche, era come se ciò non si traducesse in alcun risultato concreto, addirittura con il fallimento dell'ultima COP25 a Madrid, della riunione dell'ONU su questo. Quindi ci siamo detti: forse possiamo essere ancora in grado di identificare, di connettere la nostra proposta, che è quella
che più concretamente viene fatta anche dagli esperti internazionali, 27 premi Nobel che si sono espressi per il carbon pricing, migliaia di scienziati, eccetera, trovare il modo leggero attraverso un sito semplice e attraverso degli influencer per collegare questa grande opinione pubblica, questo grande favore crescente nell'opinione pubblica nei confronti della reazione ai cambiamenti climatici con la nostra proposta. È arrivato il coronavirus e in realtà dopo un attimo di, non dico di sbandamento, ma comunque dove ovviamente l'attenzione di tutti è incentrata solo sul tema del coronavirus, ci siamo comunque detti che era il momento giusto comunque di provare anche su questa campagna, sia per una motivazione più quasi filosofica di fondo, cioè i limiti, la fragilità del rapporto tra gli esseri umani e l'ambiente, l'ecosistema, gli animali, eccetera. Insomma, il coronavirus non è soltanto il problema del coronavirus, è anche il problema della, appunto, della fragilità delle nostre società, di come ci siamo organizzati come economia, come politica, come tutto. E poi c'è anche una motivazione, a mio avviso, economica che rende tempestivo l'intervento, perché stanno per essere spesi molti migliaia di miliardi di euro di soldi pubblici per sostenere il sistema produttivo. Il prezzo del petrolio è crollato, quindi c'è il concreto rischio che questi soldi vengano investiti per avere di nuovo un sistema produttivo, per continuare ad avere una ripresa e un sistema produttivo fondamentalmente inquinante e basato sui combustibili fossili. Invece, questo investimento pubblico enorme e il basso prezzo del petrolio rappresentano un'occasione unica per inserire una tassazione significativa sulle emissioni di CO2 e abbassare le tasse sul lavoro, in particolare, e in qualche modo incentivare invece le fonti di energia non inquinanti. Quindi, domani è giornata mondiale della Terra, abbiamo trovato già in Italia, ma il vero problema sarà in Europa, delle adesioni molto significative di personalità che hanno un sacco di seguito sui social, e quindi poi adesso su questo mi fermo, lascio spiegare a via Carlo. Contiamo che la giornata di domani possa rappresentare un segnale in base al quale ce la possiamo fare a raccogliere questo milione di firme e quindi creare un processo positivo di fiducia e di positività con tutto ciò che e tutti coloro che possiamo coinvolgere verso questo obiettivo. Finisco col dire, questo naturalmente è anche una sfida fondamentale per Humans, perché stiamo parlando di uno strumento di iniziativa popolare europeo, del quale abbiamo discusso e elaborato anche con le nostre riunioni. Se noi riuscissimo a raggiungere l'obiettivo, credo che anche poi il progetto politico Humans come movimento paneuropeo di iniziativa popolare potrebbe decollare in termini di credibilità, dando un esempio molto concreto di un tema sul quale si raggiunge intanto il risultato di essere ascoltati dalla Commissione europea, in una situazione nella quale la Commissione europea è ben disposta verso il tipo di proposta che facciamo, l'ostacolo può arrivare dagli Stati membri e quindi a maggior ragione una spinta di iniziativa popolare dal basso può creare di fatto un'alleanza con una parte delle istituzioni europee su un tema fondamentale per il nostro futuro. Grazie. Grazie Marco, ricordo a chi si fosse connesso solo adesso che appunto la scaletta della serata è un primo giro sull'iniziativa del carbon pricing e poi
nella parte conclusiva degli aggiornamenti e delle condivisioni sulle altre due, diciamo, grosse o comunque importanti iniziative europee su cui stiamo lavorando e abbiamo lavorato, che sono la petizione You Can Do It e il Council on Participatory Democracy, che in qualche modo derivano dal lavoro sull'iniziativa dei cittadini europei. Darei la parola a Carlo Maresca, che è il coordinatore di StopGlobalWarming.eu, per raccontarci un po' cosa sta per succedere, cosa succederà e cosa dobbiamo fare. Innanzitutto, colgo la riflessione di Marco per dire che probabilmente Humans è questo, cioè quello che sta per accadere, ovvero il tanto lavoro dietro le quinte, dalla creazione di un'iniziativa dei cittadini europei fino al rilancio a livello nazionale e internazionale. Non per sminuire, ma per dire che ci stiamo giocando una partita importante per quanto riguarda, diciamo, il percorso di questo movimento di iniziativa popolare paneuropeo. La cosa, diciamo, più credo rilevante in questo momento è che non si facciano gli errori di tornare indietro nel passato. Diciamo che con questa platea, ovvero con le persone che questa sera sono qui, non bisogna spiegare perché il carbon pricing ancora oggi è la cosa migliore da fare, ma probabilmente esplorare tutte le vie affinché Carlo, questo scusa, progetto. scusa Carlo se ti interrompo. C'è il tuo microfono, ha qualche problemino? Puoi cambiare qualcosa, levare le cuffie? Si sente un po' gracchiante. Ho cambiato microfono. Dicevo, probabilmente l'aspetto più interessante, se accadrà, e io ci credo, Forse è la sarà connessione a questo punto, trasformare. provate a togliere il video, forse senza video, se la connessione. Ok, forse era la connessione. L'aspetto più interessante è la trasformazione dell'urgenza dei cittadini in uno strumento che ha la sua forza sostanziale e formale di incardinarsi nel dibattito pubblico europeo. Per chi non lo sapesse, abbiamo avuto l'adesione appunto di Fedez, Mara Maionchi, Nina Zilli, Gabriele Muccino, Cristiana Capotondi ed altri, ma l'aspetto più interessante è che seppure il, diciamo, lockdown del sito in questo momento, l'aspetto interessante è quanto sia rilevante, seppure la proposta, il tema, anche in questi giorni in cui il fuoco dei media, del dibattito pubblico politico, perlomeno a livello italiano, è centrato sempre, secondo me, un dibattito fine a se stesso nella creazione di un labile consenso che non va alla radice della risoluzione dei problemi globali, locali, nazionali, estemporanei che l'umanità sta vivendo. Conavì, Marco, Zu, che è presente, credo sia presente anche qui questa sera, abbiamo cercato di dare vita a una comunicazione degli strumenti comunicativi il più semplice possibile, perché non dobbiamo convincere nessuno, ma dobbiamo raggiungere tutte le persone che sono già convinte. Un altro elemento credo interessante è che se la forza, ovvero la scelta di una campagna così autorevole, di una proposta così autorevole, il fatto di non doversi stare, di non dover mai giustificare, spiegare o sentirsi in difetto quando si propone qualcosa che ha un sostegno trasversale dalla comunità scientifica, credo che sia un punto di forza. Ho visto che Avi è andato via, però gli volevo passare la parola, diciamo, con questo. È tornato. Con questa idea, sì, eccolo qui, con questa, diciamo, riflessione, ovvero il fatto che tutte le persone che probabilmente hanno i mezzi, gli strumenti
per fare molto più di quello che stiamo facendo noi, sono le persone perfette a far sì che le cose accadano per tutti, non solo per il tornaconto di una persona, di un movimento, ma proprio per l'obiettivo politico in quanto tale. Avi, lascio volentieri la parola. Sì, ciao a tutti. Come dicevano Marco e Carlo, abbiamo deciso 3 mesi fa di mettere il turbo su questa campagna perché abbiamo ritenuto che fosse un esempio perfetto e una storia che poteva essere di successo, perché comunque 1 milione di firme non sono tante su 300 milioni di europei. Abbiamo maturato questa idea ai tempi dell'Australia, dove ci sembrava che se avessimo avuto un sito molto semplice che sapeva intercettare il disagio e il dispiacere di tutte le persone che si stavano preoccupando per l'Australia, avremmo probabilmente raggiunto l'obiettivo in pochissimi giorni. E quindi abbiamo deciso di ripartire, e senza prevedere il Covid, ma alla fine anche questo momento può essere comunque opportuno, dal momento che le persone hanno tempo di approfondire, forse più che mai hanno tempo di intercettare dei contenuti digitali che possiamo proporre loro senza avere investimento media, e anche trovarli con 2 minuti di tempo a disposizione per subito fare questa firma. La campagna è davvero molto semplice. Non so se avete tutti visto il sito, comunque è un concetto che è anche il titolo del nostro sito, che è una call to action, che è un po' lo spirito, l'obiettivo dell'ICE. E se vogliamo raggiungere appunto l'obiettivo del 1 milione di firme, dovremmo far sì che più milioni di europei possibili nei prossimi 90 giorni, o forse poco meno, lo incrocino. Ci possiamo arrivare grazie al coinvolgimento di persone che valgono un po' come un canale media, cioè Fedez con 10 milioni di follower. Se anche solo un 1% è stato raggiunto questa sera dalla sua diretta, vuol dire che 100.000 persone sono state raggiunte a costo zero per noi, e addirittura con un successo pari a quello del sito dell'INPS, cioè il sito è crollato per i troppi accessi, e domani speriamo di rimediare. I siti che crollano solo quando c'è un grande successo, anche quando Vasco Rossi, mi spiegava qualcuno, il primo giorno i biglietti vanno a ruba, il sito crasha. Quindi questo vuol dire che anche Fedez, che non è sicuramente Piero Angela e neanche Licia Colò, è riuscito a spingere tutte queste persone solo perché queste persone hanno sentito finalmente esiste una proposta concreta su questo obiettivo. E questa gente ci sarà anche nei prossimi giorni. Quindi il sito è molto semplice e si presta perfettamente per essere scritto nei commenti sui social da qui ai primi di luglio. Ogni volta che vedete una notizia un po' tristolina, un po' indignata su dove sta andando il mondo, non c'è più ghiaccio, oppure cioè, ogni volta il nostro sito vuole essere il pensiero positivo. Una speranza c'è. Sì, è tutto un disastro, ma con questa proposta le cose potrebbero cambiare. Offriamo questo sito quindi per la conclusione degli articoli che copriranno i problemi della terra nelle prossime settimane, e anche agli influencer, che magari dovesse esserci qualche altro fenomeno tipo l'Australia, speriamo di no, ma se ci dovesse capitare, teniamoci pronti, perché sarà un'altra evidenza che spiegherà l'urgenza della nostra proposta. Il nostro sito con questo simbolo molto semplice deve essere spammato con eleganza e intelligenza il più possibile, ovvero appunto ovunque si parli, ci si preoccupi dei problemi del mondo, facciamolo. Greta ha fatto un grandissimo sporco lavoro per noi, non dobbiamo convincere nessuno, non dobbiamo spiegare il perché, anzi noi siamo la risposta. Stop global warming, hai già capito che è qualcosa che andrebbe fermato, nessuno ha saputo dirci fino ad ora come farlo. Mi pare, correggetemi se sbaglio, che anche i G20 si erano riuniti per rispondere in qualche modo a Greta, e però nessuno di noi ha capito perché, cosa hanno risposto, perché no. Ecco, questa è l'occasione invece per dibattere di questo tema in trasparenza. Questa è una proposta, e tra l'altro, oltre ai VIP che abbiamo già raggiunto, ho l'impressione che siano più o meno l'80% dei VIP che abbiamo raggiunto, e quelli che non si sono prestati è perché non si sentivano pronti a spostare l'attenzione dal Covid a un tema di questo tipo. Quindi
però le reazioni di altri, appunto, il Covid è una percezione molto personale, ovviamente c'è chi si trova coinvolto anche economicamente piuttosto che con amici o parenti, ma altri invece non vedono l'ora di continuare a fare qualcosa di buono e quindi sono quelli, cioè sono fiducioso che le persone raccolte in pochissime ore possano moltiplicarsi. La vera sfida, e qui si vedrà la bellezza di Humans, è riuscire a replicare la stessa cosa negli altri paesi europei. Noi puntiamo di farlo già con alcuni influencer italiani, alcuni nostri contatti possono raggiungere dei loro colleghi altrove, abbiamo altre poche idee però che vogliamo provare a concretizzare al meglio per riuscire, un po' come al biliardo o al bowling, insomma con poche mosse farle giuste. Direi che dalle prime reazioni comunque la mossa di insistere e di riproporre questa iniziativa sia più che giusta, dal momento in cui se è bastato che un musicista con dei tatuaggi sul collo, che non si è mai occupato di questo tema con le sue con i suoi follower, introducesse questo sito per farlo crollare, vuol dire che il bisogno da parte dei nostri concittadini c'era, c'è, e speriamo di far sì che possano soddisfarlo con noi nelle prossime settimane. Se mi sono perso aspetti importanti, ditemelo, più tecnici. Un riferimento agli Erasmus, quando dicevo ripensiamo a tutti i nostri amici stranieri, stiamo producendo, anzi Carlo ha preparato sul sito con Zoo una sotto Read More, c'è un link dove si accedono a pochi contenuti ma giusti nelle lingue che della nostra ICE da diffondere sui social, ma soprattutto io credo che potremo diffonderci proprio scrivendo nei commenti: ehi, voi che siete tutti qui indignati per questa cosa, avete già firmato l'ICE? E puntiamo su una viralità spontanea. Credo che l'umanità sia pronta. Ecco, l'umanità sia pronta. Grazie mille, Avi. Mentre se qualcuno si vuole iscrivere a parlare sul carbon pricing, sia per delle considerazioni che per domande o interventi, ci tengo a sottolineare, anche per tenere la continuità con tantissimi dei discorsi che abbiamo fatto, che lo sforzo che hanno messo in campo soprattutto Avi, Carlo e Zu in maniera totalmente militante sul lavoro sul sito, sulla comunicazione eccetera, è anche frutto, parte delle competenze, però di quella sfida che ci siamo dati di cercare di rendere semplici le cose complesse senza perderne il valore. Quindi cioè, questo, diciamo che non abbiamo alibi adesso a condividere come pazzi l'iniziativa, perché non ci possiamo nascondere dietro al fatto che c'è un linguaggio troppo tecnico, che è troppo per addetti ai lavori, insomma gli strumenti per attivarsi, per contattare persone, per far conoscere l'iniziativa ci sono veramente tutti, quindi non abbiamo quello che forse è stato un po' un alibi anche per esempio sull'iniziativa sullo stato di diritto, quindi cioè, credo che sia anche un caso importante di provare a fondere la proposta politica con una comunicazione diretta al punto. Resta comunque il problema dell'informazione sulle iniziative dei cittadini europei, di questo poi parliamo nella seconda parte della riunione, nel senso i problemi politici legati allo strumento delle iniziative dei cittadini europei probabilmente restano, anzi restano, però se intanto ci portiamo a casa le firme. Segnalo, stavo guardando le statistiche, che oggi pomeriggio erano 2000 le firme italiane e sono già 4000, quindi sebbene il sito sia giù, intanto in un giorno, in due ore, si è raddoppiato il numero delle firme, quindi possiamo essere incoraggiati. Gianni Miraglia mi ha appena mandato, lui fa delle opere d'arte e ha già giocato con Stop Global Warming, col verme, anche la street art, se riusciamo, il nostro logo è così semplice che se fosse di ispirazione e abbiamo amici artisti, puoi chiedergli di giocarci, vabbè, scusate. Se non volete che Avi continui a parlare per tutta la riunione, qualcuno si iscriva a parlare. Buonasera. Pablo sta lavorando. Ah, eccolo, vai, chiunque tu sia, dici chi sei. Sono Maria Paola Bonacina. Si può? Certo, benvenuta, ciao. Grazie, ciao.
E io trovo che un piccolo elemento che aiuterebbe su questi siti di petizione sarebbe che il sito riconosca se una persona ha già firmato. Perché questi siti di solito chiedono di inserire la carta d'identità e di garantire di non aver già firmato. E invece sarebbe più utile se il sito diceste alla persona: guarda che hai già firmato. Questo è un piccolo elemento tecnico che ho notato e che magari qualcuno di voi potrebbe portare all'attenzione di chi sviluppa il sito. Grazie. No, Grazie. io ho voluto Vai. firmare, per esempio, però mi è uscito fuori che avevo già firmato, che c'era già il risultato, proprio all'inizio, proprio ero una principiante. Stavo per rispondere che in teoria il sistema non lo sa perché è talmente criptato che non ti ridà indietro, cioè non può riconoscere chi sei e così, però non so. Perché il sistema di raccolta firme, proprio il modulo di raccolta firme, è basato su un software che risponde ai requisiti della commissione, quindi noi non abbiamo controllo su come avviene la raccolta firme, cioè nel senso no, abbiamo controllo scegliendo quel tipo di software che rispetta tutti i parametri, però diciamo non possiamo intervenire sui campi che vengono richieste, le risposte che emergono, eccetera, e boh, ci informeremo su qual è il meccanismo in base a cui riconosce o non riconosce un firmatario. A me ha riconosciuto già in tre firme, perché avevo firmato tre diverse opzioni e tutte e tre mi sono risultate già firmate. Ti fai sempre riconoscere, Mina. E no, ma ha riconosciuto quello. Riconoscerà pure voi, sicuramente, sicuro. Sei un troll, sei un bot russo, in realtà il milione di firme lo farà Mina Welby. No, solo una cosa, io ho già messo sul mio profilo e anche sulla mia pagina, ho già inserito le cose con le sei figure che appoggiano appunto le firme. Sarebbe però molto utile che la cosa per la firma fosse proprio in superficie. Quindi che possano direttamente cliccare dal sito, altrimenti non le vanno a cercare, non vanno a aprire e leggersi le cose. Quelle di Facebook, le persone di Facebook sono refrattarie alle letture. Almeno questo ho riscontrato io. Scusa Mina, non sono sicuro di aver capito. Intendi che rispetto al JPEG, cioè, dov'è che potremmo intervenire? Direttamente nel testo che accompagna la figura delle sei figure dove ci sono Marco, Lina Zilli, eccetera, capito? Che sia proprio lì il link già sotto o sopra. Credo che sia il sito dell'associazione Luca Coscioni quello che stai dicendo Sì, tu. appunto, Sì. lo devono No, va bene, aprire. Sì, lo devono Mina. aprire e andare sulla pagina. Non le stiamo raccogliendo da lì, però cercheremo di semplificare anche lì. Sì. Non è quella la porta principale, però è chiaro che qualcuno arriva da quel sito. Sì. Posso fare una domanda? Adadì, Carlo, complimenti innanzitutto perché c'è un netto, diciamo, soluzione di continuità rispetto a perché finalmente si sta facendo campagna. Le strategie rispetto ai paesi extra Italia, invece, state già pensando a qualcosa, trovare anche lì degli influencer o cos'altro? Sì, siamo partiti dai contatti che avevamo nel cellulare o che potevamo raggiungere appunto gli amici di amici. Alcuni di loro dovrebbero hanno dei contatti internazionali. Se partiamo bene in Italia è facile riuscire a coinvolgere, anche perché non è una campagna italiana, è puramente europea. Vogliamo arrivare a Bono degli U2.
fra le poche idee, tante idee tante, ma quelle che riteniamo che strategicamente possono essere funzionali, vi anticipo che c'è l'idea di proporre una canzone il cui contenuto è proprio: non hai bisogno di essere uno scienziato per credere ai cambiamenti climatici, non hai bisogno di essere un politico per cambiare le cose, ti basta essere a human, you just need to be a human. Questo ritornello molto sempliciotto vorremmo elaborarlo e magari proporre ad un artista di fare un po' un ice bucket challenge, perché si ricorda le secchiate, cioè tutti i musicisti potrebbero essere liberi anche da casa di strimpellarlo con la chitarra, col pianoforte, e lanciare una sfida a un altro musicista con l'obiettivo sempre di far girare il messaggio della nostra proposta, che non è rivolta solo ai scienziati e alla politica, ma appunto a ciascuno di noi. Questa è una delle idee che entro un paio di settimane speriamo di riuscire a lanciare. Ovviamente, avendo già alcuni artisti italiani, crediamo che valga la pena di essere provata. E poi c'è il giro degli intellettuali, e poi il giro, abbiamo dei contenuti, domani già socializzeremo anche su Twitter con il nostro hashtag delle creatività fatte in spagnolo e francese, sperando così di raggiungere spagnoli e francesi. Nel momento in cui il nostro sito inizia a essere visto, cioè è più facile, le persone ti rispondono se l'hanno già incrociato con curiosità. E comunque le persone rispondono con curiosità alla cieca, molti contatti li abbiamo avuti solo dicendo: hai voglia di parlare 2 minuti di come fermare i cambiamenti climatici? La gente in questo momento comunque 8 su 10 volentieri. Aggiungo una cosa su questo importante. Noi abbiamo già fatto un tentativo, che è stato un tentativo prezioso, anche se in termini di firme poco produttivo, molto simile a quello che abbiamo fatto anche sull'iniziativa dei cittadini europei sullo Stato di diritto, sul quale voglio sottolineare che, nonostante, diciamo così, il fallimento sui numeri, il lavoro che è stato fatto comunque è un lavoro molto prezioso da Virginia e da chi ha effettivamente lavorato su questo. Ci siamo resi conto che non è così che si fanno 1 milione di firme, ma questo non significa che non sia così, anche così, che si costruisce un movimento paneuropeo, cioè con l'attenzione e la cura del rapporto con organizzazioni, associazioni. Cioè, noi oggi non siamo nelle condizioni nelle quali eravamo un anno fa. Questo non significa che abbiamo una massa di manovra a nostra disposizione per la quale raccogliamo 1 milione di firme. Questo lo riusciremo a fare se questa strada, diciamo così, delle personalità, degli influencer funzionerà a livello italiano, e se a livello italiano poi si riesce a trasferire a livello europeo. Pablo ha trovato un alpinista spagnolo molto famoso, Nina Zilli mi ha detto che ha scritto a Gary Durden di CSI, che io non sapevo chi fosse, però l'ho scoperto. Magari Fedez magari ne parla con la Ferrandi, con la Ferragni, che magari troverà altri a livello internazionale, non lo so, però insomma è chiaro che se ce la facciamo, ce la facciamo così. Però tutto il lavoro di network, di rete, di connessioni, delle associazioni ambientaliste, eccetera, pur non essendo nell'immediato decisivo per fare decollare le firme, intanto, se a un certo punto la campagna stesse andando bene, sarebbe molto più facile provare a ricoinvolgerli. C'erano anche quelli che esplicitamente ci avevano detto: vabbè, finché siete a zero, ci risentiamo quando la cosa funziona. Quindi io non escluderei che in una fase finale, se l'appello diventa che noi a inizio giugno ci mancassero non più 1 milione di firme, ma magari 300.000 o una cosa del genere, a quel punto si possono scattare anche elementi di solidarietà e partecipazione più consapevole, più politica, più organizzata dei movimenti ambientalisti, che fino a questo momento c'è stata preclusa. Quindi credo che rispetto alla domanda che faceva Roberto, penso che la chiave sia la risposta che ha dato Avi, ma dobbiamo stare molto attenti e molto pronti come movimento di non buttare via quel tipo di lavoro
più sottotraccia, più faticoso e meno redditizio nell'immediato, che però potrà anche dare una solidità per il dopo, perché poi se noi ci riusciamo e si va davanti alla Commissione europea, a quel punto, diciamo così, se abbiamo parlamentari, ex ministri, eccetera, diventa di nuovo più importante di Fedez da un certo punto di vista. Aggiungo una cosa, Io... che stamattina abbiamo fatto una colazione con Pablo e Carlo, nel senso che il capitale umano, oddio, sembra Alessandro Fusacchia, però insomma, il capitale umano è fondamentale, e quindi Pablo in particolare sta lavorando con gli attivisti europei, che sono singoli individui, però noi stessi stiamo dimostrando che singoli individui riescono a fare dei pezzettini. E quindi comunque c'è un lavoro su quello. Per esempio, i promotori dell'iniziativa dei cittadini europei, quella sull'aviation tax, che avevano raccolto, mi pare, 70.000 firme, quindi non tantissime, cioè tante, perché sappiamo tutte le sfide della raccolta firme, gruppo di studenti, eccetera, che comunque hanno incardinato la loro iniziativa già su un livello successivo, perché la Commissione ha integrato, non mi ricordo in che cosa, poi magari Carlo può spiegare meglio. Stanno ritirando la loro ICE, stanno lavorando su un altro tipo di campagna, però per esempio loro stessi domani rilanceranno la nostra ICE alla loro rete. Quindi comunque il lavoro anche che abbiamo fatto di servizio, di connessione con altri, diciamo magari non fa i numeri di Fedez in un'ora, però è in ripartenza. Non so se Carlo e Pablo vogliono aggiungere qualcosa su come Sì, stiamo io coordinando con gli altri attivisti o insomma su questo. volevo aggiungere una cosa appunto proprio sulla colazione, ringraziare Pablo per il coinvolgimento di Kilian Jornet, che è forse il più grande alpinista attivo in questo momento, che ha aderito alla campagna insieme a Letizia Ru, che è un'altra alpinista sciatrice, e credo sia importante come né più né meno di quanto quello che stiamo facendo in Italia. Comunque l'iniziativa presa, il tema preso, prende, diciamo, una categoria sensibile come gli sportivi di montagna, non si fanno troppi problemi a sostenere iniziative di questo tipo. Abbiamo interloquito anche con Extinction Rebellion oggi per la prima volta, grazie a Pablo, che ci hanno fondamentalmente detto che loro come movimento centrale non ci possono sostenere, però di entrare in contatto con i gruppi locali. Gli individui sono potentissimi in questo, seppure non quelli che ci faranno raggiungere 1 milione di firme, ma sono necessari, ad esempio per individuare gli equivalenti di Fedez in tutta Europa. Noi non siamo capaci, diciamo, cioè perlomeno io non lo sono. Poi nel merito, ad esempio, nel caso dei ragazzi di Feirosene, che sono quelli che hanno fatto l'ACI sulla aviation tax, è un esempio perfetto di come la loro iniziativa, diciamo, loro hanno vinto, la Commissione europea ha recepito quello che loro chiedevano, magari non per la loro pressione, per il loro lobbying civico, però sicuramente è un'evoluzione da tenere in conto. E soprattutto diventano partner essenziali, appunto domani ci daranno una mano. Un appello che, diciamo, sulla falsariga di quello che ha fatto Avi, è: i nostri amici europei, chiediamoli non magari cioè, di metterci in contatto con la loro realtà, cioè con chi secondo loro può essere il soggetto che ci può dare una mano, come ha fatto Fedez. Poi noi non siamo stati preparati sul sito, però credo che comunque sia un ottimo risultato. Magari darei la parola a Pablo, perché lui sta seguendo più da vicino il contatto, diciamo, persona a persona sui social, la rete europea e gli attivisti. Scusa, posso fare una domanda? Certo. Prima, ecco, siccome io conosco delle persone che fanno musica di una certa qualità, se dovessero tentare in qualche modo di accostare questa cosa, perché sono anche sensibili sicuramente ai temi ambientali, come possono fare per entrare in contatto? Entrare
Dice entrare in contatto con noi o entrare in contatto? Sì. Cioè, come può aver fatto Fedez o altri, adesso non so quale Noi siamo in, sia. diciamo, il processo è stato inverso, nel senso Marco è andato da Fedez e gli ha chiesto il sostegno su questa iniziativa. Però non ci sono cioè, ovviamente qualora fosse l'inverso, ben venga, noi siamo Allora, disponibili. diciamo, scusami, Carlo, che Carlo è a disposizione per mandare a ciascuno una lettera e o un WhatsApp che poi ciascuno può usare per inviarla ai propri contatti, sia email che telefonici. Per cui nel tuo caso, Giuseppe, se tu hai un contatto di un musicista, gli mandi un messaggio e gli dici ti posso contattare per una cosa, oppure a seconda di come preferisci approcciarlo. Gli puoi già mandare direttamente il messaggio sull'iniziativa e gli dici ti posso chiamare, ne possiamo parlare. Poi se vedi, se la persona ti dice ah sì, che bello, che figata, faccelo sapere perché magari oltre a firmare lo mettiamo nelle condizioni per esempio di condividere sui social, sui suoi canali del materiale, il logo con la sua foto, eccetera, eccetera, che può utilizzare per convincere i suoi fan. Perché ovviamente la firma di un VIP vale sempre uno, se però poi il VIP va su Facebook e lo dice a 1 milione di persone, allora questo è quello che veramente può interessare. Il logo è quello che praticamente ho ricevuto anche oggi. Sì, però c'è anche una lettera che adesso non so se Carlo vuoi mettere qui un link o la tua mail, insomma, in modo che Sì, Carlo sia a metto il link disposizione. a tutti i materiali in tutte le lingue che abbiamo e la mia mail per qualsiasi persona mi volesse contattare per avere, diciamo, maggiori strumenti per entrare in contatto con persone di questo tipo. Le lascio nella chat e comunque anche sul sito c'è tutto. Invece Grazie. per la sfida musicale, se intendevi, ti riferivi anche a quella, ne riparliamo tra 1 o 2 settimane. Vorremmo prima completare bene il testo della canzone, però poi ogni musicista sarebbe figo se la reinterpretasse a modo proprio, musicista che condivide l'obiettivo, naturalmente. Certamente, sono d'accordo, molto bene, grazie. Ecco, parlando un po' di come siamo arrivati fino a qua, a me piace guardare. Un po' da dove siamo partiti. E mi ricordo era credo il 12 il 13 dicembre a Bruxelles al Comitato Europeo Economico e Sociale dove tenemmo insomma una riunione in cui parlammo di come intendevamo affrontare la raccolta del milione di firme. Allora, a quel punto iniziamo a elencare quali erano i metodi per fare la raccolta firme. Il primo metodo era quello di mettere dei tavoli per strada e fare la raccolta firme in modo tradizionale, quello ti poteva portare un certo numero di firme. Fino poi ad arrivare al metodo che abbiamo scelto e che stiamo vedendo oggi dare i primi risultati, cioè quello di fare rete, ovvero per diciamo un gruppo di persone che inizia a mettere insieme una raccolta firme che deve arrivare ad 1 milione di firme per una petizione. Un'iniziativa dei cittadini europei, quindi un numero veramente importante di firme da raccogliere, è fondamentale fare rete. Quindi se si inizia da zero, non si può prescindere dal coinvolgere altre persone, altre associazioni, quindi persone che abbiano già a loro volta un seguito, che possono essere associazioni ambientaliste nel nostro caso, ma possono essere, visto il tema ormai largamente sentito da gran parte della popolazione mondiale, anche persone che di per sé di mestiere di certo non si occupano di temi ambientali. In questo caso, per esempio, Fedez, quindi cantanti, sportivi di ogni tipo e chi più ne ha più ne metta. Come siamo arrivati fino a qui? Beh, sicuramente, guardando, mandando un messaggio a Fedez, questo ci vuole sicuramente un secondo. Però non è solamente questo che è stato fatto, perché la rete che abbiamo cercato di creare è stata molto più ampia e ha richiesto lavoro proprio da formichine. Tante persone, giorno per giorno, commenti un post, mandi una mail, mandi un'altra mail, contatti un'altra persona e continuiamo a farlo giorno per giorno. E quindi credo che, insomma, per ricapitolare, se vuoi raggiungere tante persone lo puoi fare se il tuo tema è valido. Devi sicuramente cercare di fare rete nel migliore.
Grazie Pablito. Allora io farei un ultimo giretto sul carbon pricing, se ci sono altri interventi e prospettive, e poi farei un attimo un'apertura sulle altre iniziative europee che comunque si collegano in senso più ampio sul nostro lavoro in Europa. Quando abbiamo iniziato a parlare sono arrivate 500 firme sul sito della Commissione Europea. Bombazza. Allora, se intanto per chi ascolta la riunione è arrivato fino a questo punto, per chi si fosse connesso, stiamo parlando dell'iniziativa dei cittadini europei stopglobalwarming.eu. Sul sito, che al momento è down perché ha avuto un sovraccarico, però è comunque possibile firmare perché c'è il modulo e basta. E qui nella chat trovate i link con i materiali che sono stati creati, che tutti possono insomma scaricare, utilizzare, riutilizzare, condividere, eccetera. E, ok. Io avrei una domanda per Carlo sulle motivazioni di Extinction Rebellion per non partecipare a Stop Global Warming come associazione. Se hanno dato delle motivazioni, se l'hanno date, quali erano? No, sicuramente poco politiche. Ci ha interloquito Pablo su Instagram con Extinction Rebellion. Hanno risposto alla nostra sollecitazione e ci hanno detto che un po' l'hanno messa sul piano filosofico, poco politico, però hanno detto loro come XR, cioè Extinction Rebellion centrale, non sostengono mai delle iniziative che non siano dei gruppi di Extinction Rebellion, sostengono solo le iniziative che nascono dal basso, e quindi magari potevamo chiedere ai gruppi locali di sostenere, i gruppi locali di Extinction Rebellion di sostenere Stop Global Warming, ma non come, cioè diciamo questo, non come centrale, diciamo come Extinction Rebellion globale. La motivazione personalmente mi sembra poco politica e molto diciamo legata al loro statuto, che poi diventa quindi politica. E, diciamo, questo è tutto. Non so se Pablo vuole aggiungere qualcosa, che ci ha scambiato diversi messaggi, commenti e cose varie. Certo, non ho detto l'ultima parola, infatti adesso continuo a bombardarmi. Pragmatismo spagnolo di Pablo Vercano. Va bene, allora farei un passaggio, anche perché appunto ci sono tante persone connesse che non si connettono abitualmente alle nostre riunioni, quindi mi sembra appunto un'occasione per tenere i fili. L'altra iniziativa secondo me è importante e forse il primo quasi successo istituzionale di Humans, nel senso di attivazione di uno strumento di democrazia partecipativa, nello specifico la petizione al Parlamento europeo e il nesto dell'iniziativa nelle istituzioni e quindi al Parlamento, è la petizione You Can Do It, con le misure per la gestione dell'emergenza coronavirus e le crisi sociali, economiche e ambientali, e quindi qua c'è anche un filo diciamo concettuale politico con il carbon pricing, che abbiamo avviato durante la prima sessione del Council on Participatory Democracy, che si era svolta il 19 e il 20 marzo, formalmente presentata alla Commissione, che è stata approvata con una procedura di emergenza e che verrà discussa ufficialmente il 30 aprile, cioè io la presenterò davanti alla Commissione Petizioni del Parlamento Europeo. Ovviamente io non in quanto Virginia Fiume, ma in quanto la macchina del Parlamento Europeo prevede che ci sia una persona che manda la petizione, quindi diciamo sono prima firmataria, ma è chiaramente indicato che sono on behalf of humans and others, perché di fatto è stata frutto di un lavoro collaborativo proprio in fase di stesura, principalmente grazie a Marco Perduca, Science for Democracy, Pier Virgilio D'Astoli e Monica Frassoni e Lorenzo Mineo, che ha fatto un lavoro pazzesco di cura della prima stesura, che poi è stata sottoposta al Council on Participatory Democracy. C'è stato un molto interessante dibattito, anche perché la petizione non affronta solo le misure, ma in un certo senso
fa quello che la Frassoni chiama federalismo dinamico, è una delle mie nuove parole preferite, quindi diciamo propone delle riforme facendole anche sulla, per esempio sulla distribuzione delle competenze del Parlamento, e quindi la porteremo a Bruxelles, o meglio connessione in remoto, il 30 aprile. È sicuramente un risultato importante, perché siamo riusciti a, appunto, a portarla dove deve essere discussa, ma è stata anche l'occasione per un lavoro di attivisti, di humans, che ci tengo che presentiamo questa sera, perché comunque parte di quello che facciamo si collega anche alla capacità di attivazione dei singoli, e di come insieme, a volte con un pochino di fatica, però riusciamo a creare cose. Allora, se vi ricordate, qualche settimana fa Sibilla aveva finito la riunione proiettando la petizione sul muro davanti a casa sua, e da quell'intuizione abbiamo un po' lavorato sull'idea. Chiederei a Sibilla di spiegare intanto da cosa era nata l'idea di proiettare le petizioni sui muri, e di introdurci brevemente al processo creativo condiviso, e poi chiederei a Stefano Manco di presentare Face Petition, che sarà il nostro modo di portare i cittadini dentro al Parlamento Europeo il 30 aprile. Quindi vai Sibilla e poi Stefano. Allora, io ho iniziato un lavoro un po' creativo, così un po', dove raccoglievamo degli spunti, e il tema era come manifestare da casa. E l'idea di proiettare derivava dall'idea di far uscire da noi la necessità, come mostrarla sui muri. E questa idea di proiettare potrà essere in un futuro per altre iniziative comunque utilizzata. L'idea di proiettare, potevamo proiettare sia la persona che proietta sul palazzo di fronte, ma sia per esempio proiettare sul Parlamento Europeo la nostra petizione, tanto per chiarire come cosa. Però quello che volevo dire è che avevamo un'esigenza, soprattutto in questa situazione di coronavirus, eccetera, che era quella di semplificare, perché una proiezione implica come minimo un proiettore che abbia una certa portata, implica il fatto che magari riusciamo ad arrivare fisicamente senza rompere nessuna legge nel posto dove vogliamo proiettare, insomma implicava dei problemi, eccetera. A questo punto si è riunito un gruppo dove c'era Christian, Maglio, Michael, Stefano, Alice, Roberto, Virginia, e comunque insomma in una successiva riunione da parte di Stefano è venuta fuori un'idea, secondo me esteticamente bellissima, che è questa della Face Petition, che poi lui ci spiegherà adesso meglio, e che poi è stata sostenuta da tutti e su cui lavoreranno Stefano e Michael a breve. Non so se volete che dica qualcos'altro su questo, io comunque la considero un'idea molto chiara rispetto al tema, chiara, che sarà quello di far vedere quanto una petizione è fatta da persone. Vai Steven. Sì, ciao, quindi io mi ricollego subito a quello che ha detto Sibilla, è vero, tutto quello che ha raccontato. Ci siamo riuniti questo martedì di 2 settimane fa, quindi praticamente, perché non era martedì scorso, erano due weeks che sono state di lavoro intensissimo, perché come ha raccontato Sibilla, la cosa che è stata, che ci tengo a sottolineare, che è un'idea che è partita insieme. Diciamo che dopo questa riunione, Sibilla ha raccontato, c'era l'idea delle proiezioni, si voleva parlare del testo, si voleva far vedere questo testo, ma e collegarci delle persone. C'erano delle idee un po' confuse, ma tante, che venivano da tante parti. Io ho solamente cercato di prenderle e raccoglierle in un certo senso e dargli una forma digitale, che potesse poi essere quello, potesse dare bene il messaggio e la comunicazione che volevamo passare. Quindi da questo punto di vista sì, è stato sicuramente un lavoro collaborativo. Però scusate se adesso io in questo momento ho bisogno anche di prendermi un pochettino i miei meriti, perché io dopo quel momento ho cominciato a lavorare
molto molto duramente. Ci ho impegnato moltissimo del mio tempo, ho lavorato a Pasqua, a Pasquetta, ho preso un sacco di ore di permesso dal mio lavoro personale per impegnarmi su questo progetto, ho tirato fuori delle ho coinvolto un sacco di colleghi, ho trovato un sacco di contatti, per esempio raccontando la lavoro vi ho raccontato come anche quando si ha paura dei programmatori e degli UX che siano cattivi e ci rubano, ci vogliono fregare, ci rubano i dati. Poi in realtà io quello che ho visto è che raccontando bene, raccontando una cosa positiva, sono stati loro i primi a volermi aiutare. Quindi come nella scienza ci sono scienziati cattivi, ma noi speriamo che ci siano soprattutto scienziati buoni, anche nel reparto UX, sviluppo web, ogni tanto ci sono di questi casi, quindi facciamoli vivere bene. Quindi tanto impegno, ho fatto le 3 di notte per riuscire a inserire tutto il testo della petizione, abbiamo fatto riunioni insieme con Michael fino all'1:30 di notte l'altra sera, quindi c'è stato molto molto impegno. Chiederei a Virginia se vuole condividere il suo schermo, così facciamo vedere a tutti che cosa è venuto fuori. Pronta. Ovviamente ho aperto il link sbagliato. Allora, questa è la petizione, allora, per chi non l'avesse vista, e invece il link, eccolo. Il link che si raggiunge sul sito humans.eu e digitando face petition, quindi face petition /join, come join, si raggiunge questa pagina dove se scendiamo direttamente, facciamo già cominciare a vedere il risultato, perché qualcuno di noi ha cominciato, come vedete, a caricare, non sta caricando le altre foto, va bene, a caricare le loro immagini. E quello che noi vogliamo fare praticamente è di si vedono un po' spaccate, Virginia, puoi fare un control meno, mela più meno. Vabbè, insomma, avete sì, no, allora questa altezza non si doveva vedere così, la sistemerò subito dopo. Stefano, fai liberare la cache perché c'è l'immagine più piccola che c'era prima. Comunque ragazzi, questa fare... è la versione sì, easy, non facciamo riunioni tecniche, cioè Ok, scusate, subito gli early adopters, cioè ok, non entriamo nei tecnicismi, please. Sì, quindi subito dopo lo sistemerò. Come vedete, questo mosaico di persone si popolerà con tutte le fotine delle persone. Qui abbiamo Virginia. Se tu premi CTRL mela, sì, mela maiuscola R. Dai, allora, mela. Allora, mela. Maiuscola R. R. Lo sto facendo, non succede niente, succede niente. Va bene, fa niente. Ok, e insomma... Stefano, lo sto facendo. Aggiorna dopo che fai quello. Vedi che si è aggiornata, sono diventate più grandi le immaginine, ecco, visto, adesso si vede bene almeno. Ok, quindi cliccando su ognuna di queste paroline libere, vi si apre questo semplice form in cui potete inserire la vostra foto con la parola scelta. Si mette nome, email, si compilano i vari campi. Ci saremo io e Michael dietro a controllare che non ci siano foto strane, comunque le caricheremo noi, c'è tutto un sistema di mailing, di risposte automatiche. Insomma, l'idea è di creare questo mega wall, questo mega, qui vediamo c'è la foto di Michael con Extraordinary, è saltato il... scusate, no sì, pensavo avessimo sì. No, non abbiamo finito perché dopo tutto questo lavoro di 2 settimane vi volevo cui ovviamente invitiamo tutti tutti a partecipare, a mandarvi velocemente, perché poi le parole finiscono. Tra le altre cose che
che avevamo pensato anche nello sviluppo dell'idea, è un numero limitato, sono 250 parole. Noi vogliamo anche lanciarlo proprio anche perché sono poche parole, cioè ogni parola si collega all'altra, ma sono anche così poche, tanto che devono sottolineare anche l'urgenza e la fretta di doverlo fare, e allo stesso modo come la fretta di dover appunto rispondere a queste necessità. Noi speriamo, come ha detto Virginia, di rafforzare molto. Io non voglio prendermi in merito io, perché come ho detto questa è tutta un'idea che è nata insieme, su cui abbiamo lavorato in tanti insieme, ma per esempio noterete che non c'è neanche il logo di Humans, ed è stata una scelta difficile, ma volevamo proprio far passare l'idea che questa è una petizione di tutti ed è dei cittadini, non c'è un singolo che vuole dire, non c'è un ente o qualcuno che dice qui noi stiamo proprio portando, come abbiamo stato il nostro percorso, come ha raccontato Virginia, dal council, le persone, noi vogliamo proprio che siano le persone che vengano fuori qui, portarle lì all'interno. Vi lascio con l'ultimissimo, con un piccolo easter egg, domande, vai. Un piccolo powered by humans, cioè che il non che le persone che partecipano sono arruolate in humans. Non me ne frega niente che si veda di humans, io voglio che si vedano le persone, e sono stato chiaro, a me è l'importante che questo... Io, il mio successo personale, non è che il mio successo non è che si veda che è powered by humans, il successo qui è se la petizione viene accolta dal Parlamento Europeo, non me ne frega niente che si veda humans. Non fa niente, se non te ne frega niente allora non ascoltare, non c'è problema. Humans, l'abbiamo messo il link che è stato deciso lì in alto con quel bannerone, cioè, va sul sito di Humans. È utile intervenire quando si parla e quando si ragiona e si dialoga insieme, quando invece non si dialoga non c'è problema. No, perché scusami, non ti voglio far cambiare idea, stai con la tua idea, stai tranquillo con la tua idea. Allora Marco, perché forse tu non sai gli antefatti che ci sono dietro, sono scattato perché non sai cosa c'è dietro. A me è stato detto questa cosa del logo più volte. Persone che parlano, non è che io devo sapere cosa c'è dietro. Io, come chiunque di noi, ciascuno interviene esprimendo delle idee. Quindi, prima uno ascolta quello che gli altri hanno da esprimere, poi eventualmente rimane della stessa idea. Siccome non è la tua intenzione ascoltare e la tua idea non hai nessuna intenzione nemmeno di considerare di modificarla, io non ho tempo da perdere. Quindi hai fatto un ottimo lavoro, molto bene. E meno male che ci sia, basta, chiusa la discussione per ok, sono d'accordo con il tuo approccio, spero che non ci sia rancore in questa cosa, perché è stata, come ti ho detto, una decisione molto molto difficile, anche tra di noi, io mi sono imposto un po', abbiamo infatti adesso aggiunto, Virginia rimettimi lo schermo gentilmente. Scusami Stefano, credo che stiamo andando un po' in difficoltà perché per carità avrai buone ragioni per sollevare questo punto, però abbiamo un'agenda anche molto densa, adesso c'era questo lancio molto importante che ci sarà domani, c'è un council per la democrazia partecipativa tra pochi giorni, per carità questa questione che sollevi avremo modo di approfondirla, però può esserci pure forse un'altra sede. Mi fa molto piacere che io ho rovinato la mia vita nelle ultime due settimane, questa è la reazione che state avendo, grazie. Stefano, scusa, cioè, allora per ritornare sul punto del logo, ieri sera abbiamo avuto una riunione fino all'1:30 per cercare di trovare un compromesso su questa questione del simbolo, e diciamo che il compromesso che abbiamo trovato era il richiamo alla petizione e comunque sul sito di Humans. Stefano se n'è andato, speriamo che non tiri giù la petizione. Vabbè, comunque... Sono qui, vi ascolto, ma ho bisogno di un attimo di pausa, scusate. Ok. Va bene, dai, andiamo avanti. Ok, vabbè, insomma, comunque l'idea di questa cosa è appunto portare facce, quindi mettiamo il link in chat, se le volete mandare le carichiamo e portiamo avanti questa cosa. Sul discorso dalla petizione
L'altro fronte importantissimo è quello delle adesioni dei sindaci. Stamattina finalmente Leo Luca Orlando ha mandato una mail a diversi sindaci europei con una dichiarazione di sostegno alla petizione. Nel frattempo Octavian sta lavorando alla ricerca di altre adesioni e stiamo cercando di attivare altri contatti europei per arrivare all'inizio di settimana prossima con un po' di adesioni di sindaci da affiancare alla petizione. Ultimo aspetto da affrontare nell'ultima parte della riunione è il Council on Participatory Democracy, che appunto si svolgerà giovedì e venerdì. Il programma, ne avevamo un po' parlato nelle ultime due riunioni, diciamo che avrà un taglio principalmente su informazione e tecnologia nella prima parte di giovedì, e poi il tema della conferenza sul futuro dell'Europa, che viene curato in particolare, cioè le assemblee autoconvocate, che viene curato in particolare da Lorenzo, e poi la giornata del venerdì più dedicate ai temi specifici, alcuni nettamente derivati dalla petizione, dalla situazione coronavirus, in particolare un tavolo di lavoro sui diritti digitali, privacy, dati, applicazioni, che fa seguito al lavoro iniziato da Simona, e altri temi. Una cosa importante che volevo dire, come nota, è che nel panel sulla conferenza sul futuro dell'Europa e l'Assemblea dei cittadini ha accettato di partecipare come keynote speaker una parlamentare europea che si chiama Gabriela Bischoff, e poi ieri ho scritto a 5 parlamentari, europarlamentari, che si sono espressi a favore della conferenza sul futuro dell'Europa, e gli ho scritto questa volta con un invio un po' più mirato alla Bischoff dalla mia mail, invece agli altri con Marco, e hanno risposto tutti. E quindi potremmo avere 5-6 parlamentari europei che ci tengono a parlare di assemblee dei cittadini e conferenza sul futuro dell'Europa, e in più che adesso sono a conoscenza della petizione. Quindi insomma sono piccoli passaggi, però sono importanti in termini di costruzione del ponte dentro e fuori dal palazzo. Lascerei la parola a Lorenzo se vuole integrare sul Council, e a chi vuole, e andiamo verso la conclusione con degli interventi brevi, ma insomma confrontiamoci. Ma in realtà sul Council sta avvenendo comunque un evento di qualità, nonostante il poco tempo a disposizione per organizzarlo. Sicuramente per quanto riguarda la prima parte, diciamo, tematica, per chi avesse dato uno sguardo al programma, avremo approfondimenti sul tema l'importanza della conoscenza, soprattutto in questa fase di emergenza, l'importanza della tecnica applicata alla democrazia, e quindi tutta anche la questione del digitale in democrazia, con anche la collaborazione del gruppo di Varoufakis, non mi viene il nome del movimento, però la gamba italiana del gruppo Ivar Varoufakis, con Michele Fiorillo, che ci aiuterà a facilitare quella sezione, con anche poi una conferenza, una sezione che sarà di qualità sul sorteggio e sulle varie esperienze di assemblea dei cittadini in Europa. Da una parte, guardando ai casi che ci sono stati, avremo di nuovo ospite David Farrell, cioè il politologo che era stato con noi a Roma, che ha organizzato in Irlanda l'esperienza di assemblea dei cittadini. Avremo un'introduzione sulla teoria del sorteggio anche di Saint-Omer, che è un professore francese, tra anche i consiglieri che hanno immaginato il disegno dell'assemblea dei cittadini in Francia. Avremo anche una sezione, come diceva Virginia, una parlamentare europeo. Adesso, se capisco bene, come diceva Virginia, ci sono anche altri parlamentari che si sono accodati, quindi una sezione invece sulla conferenza per il futuro dell'Europa, che cosa fare adesso, a quando rimandarla, e del resto ci sono tante ONG che con noi si stanno ponendo questa domanda, e quindi stiamo anche dialogando con tante organizzazioni che si chiedono
come riplasmare questo appuntamento della conferenza per il futuro dell'Europa in un contesto completamente diverso, in un contesto anche di incertezza, dove non si sa ancora quando si farà. E quindi quale può essere, diciamo, il contributo anche di cittadini e organizzazioni per trasformare un po' questo appuntamento. Nella seconda giornata, dedicata in parte alla questione della rule of law, all'attivismo transnazionale, ma anche poi l'obiettivo è quello di avere dei panel tematici alla fine della mattinata. Sicuramente potremo avere un panel sulla cannabis. Pablo si era attivato per avere un panel anche sull'ambiente, anche per aggiornare un pochino la rete che abbiamo finora costruito, del cambio di marcia che c'è stato grazie al turbo che stiamo mettendo. E quindi, insomma, il programma sembra piuttosto denso e mi auguro che sarà un successo. Very good. Avrei una domanda. Allora, Carlo dice: avrei una domanda. Domani, giornata della Terra, c'è incontro online. Viene fatta una diretta sui social nella pagina di Humans. Credo che Carlo si riferisca alla conferenza stampa sulla giornata della Terra. Non so se Marco vuoi dare aggiornamenti su come seguire. Allora, domani c'è la conferenza stampa alle 11:30 e intervengono Mara Maionchi, Nina Zilli, Alberto Maiocchi insieme a Carlo e a Vi, E Giulia Innocenzi? Giulio Innocenzi, non so poi se la Frassoni si aggancia alla fine, ma diciamo è concepita per una presentazione per i giornalisti che però poi potrà essere riutilizzata anche per i social. Non è concepita come un'assemblea, dove le persone intervengono, partecipano, eccetera. Non so tecnicamente se Carlo sa già quali saranno i canali di trasmissione di questa. Grazie. Io volevo tornare brevemente sull'argomento della petizione You Can Do It e volevo portare alla vostra attenzione, ma forse lo sapete già, che esiste un'altra petizione che si chiama We Are In This Together.eu, che è sostanzialmente un movimento italo-tedesco sostenuto anche dall'ambasciata italiana a Berlino, che a me pare abbia molto in comune con i contenuti di You Can Do It. E quindi forse si potrebbero sommare i due sforzi. Loro sono guidati da tre tedeschi, tre cittadini tedeschi, e però hanno raccolto molte firme anche in Italia. Quindi l'hashtag è cancelletto We Are In This Together e il sito è www. weareinthistogether.eu. Forse potrebbe esservi utile, grazie. Grazie mille. Se hai contatti magari diretti con loro, può essere possono aiutarci in questo rush finale fino al Parlamento. Ci tengo però a sottolineare per chi ci ascolta e per noi che la differenza sostanziale è quello che abbiamo cercato di fare anche con altri promotori di petizioni, è che la petizione che abbiamo fatto è agganciata istituzionalmente al Parlamento europeo, quindi non è solo un appello, ma è proprio una proposta utilizzando la piattaforma ufficiale del Parlamento per stimolare un dibattito parlamentare a livello di Parlamento europeo. Quindi che non vuol dire che queste persone non stiano facendo una cosa figa, e anzi, se riusciamo a connetterci è molto importante, però ci tengo a valorizzare anche a livello di metodo. Di come insomma, cerchiamo anche di coordinarci con altri per procedere, che la differenza sostanziale è l'attivazione degli strumenti di iniziativa popolare a disposizione dei cittadini. Detto questo, se li possiamo contattare e interagire, è sicuramente importante, però ci tenevo a dare questa chiave anche che fa parte un po' del lavoro che facciamo.
per esempio altri promotori di petizioni, per esempio di petizioni, diciamo, di appelli, sono un'organizzazione rumena che ha connesso Ottavian, si chiama Geospatial, che avevano fatto un manifesto in Romania legato alle piattaforme di condivisione dei dati, e un'organizzazione ungherese, cioè un gruppo di ungheresi che aveva fatto prima che venisse fatta la insomma, prima dello scandalo Orban, una petizione sulla insomma, la non presa totale di poteri da parte di Orban nell'emergenza coronavirus, nello stato di emergenza coronavirus, e per esempio loro hanno aderito alla petizione nostra, che poi nostra, cioè nostra di tutte le organizzazioni che ne hanno fatto parte, che però insomma, è comunque oggettivamente coordinata e facilitata e politicizzata da noi, cioè portata in Parlamento col nostro metodo, anche per chiarire rispetto al punto di cui parlavamo prima sul logo, non logo. Sì, grazie, io apprezzo moltissimo il fatto che la petizione di eHumans sia rivolta al Parlamento europeo. Credo che questi cittadini tedeschi e italiani si siano rivolti principalmente al Consiglio europeo, però anch'io preferisco il Parlamento idealmente, però le istituzioni comunque sono sempre azioni rivolte ad istituzioni ufficiali, quindi forse un collegamento si potrebbe trovare. Grazie. Certo. Eugenia, io non vedo nulla nella chat, non so se hai altri iscritti, volevo... Posso riprendere, vai, posso vai, riprendere vai. Un attimo la parola? Non vedo la chat, non so chi, se c'è, tolgo la parola. Vai, tempo a qualcuno. Sì, no, vabbè, scusate, ovviamente un attimo di... questi sono periodi di forte stress e cambiamenti, eccetera. Oltretutto, vedi, no, mi ritrovo per l'ennesima volta a dover ringraziare Marco dopo che mi ha fatto la sparata, perché... Vedi, mi ha fatto imparare un'altra cosa, vedi, non ti ho lasciato parlare, giustamente hai fatto bene a farmi la svegliata, non sono stato, ma mi dispiace anche perché siamo stati poco attenti, perché vedi, io adesso ho riaperto il computer, ho rimesso l'ultima frase che avevamo tolto subito prima di vederci, che era proprio quella che dicevi tu, mettiamoci anche scritto Powered, che l'abbiamo fatto in cooperazione, eccetera, quindi quelli sono tutti i pensieri che abbiamo fatto. Virginia, ti posso richiedere un secondino il tuo schermo? Perché ho uno scherzetto da farvi vedere. Sì, Stefano, poi, se non c'è... Su Stop Global Warming abbiamo scritto alla fine Powered by you and humans e Science for Democracy, però forse sì. Potrebbe essere un compromesso. C'è lo spazio, c'è tutto, infatti abbiamo messo il bannerone in alto che comunque richiama la petizione per chi non l'ha firmata, quindi chi non l'ha presa, e poi è messo lì. Virginia, l'URL però corretto, anziché scrivere join, dovrei scrivere joint, per vedere un bello scherzetto. Si chiamano gli easter egg, noi nel mondo dei programmatori si fanno tutti, sai, gli scherzetti che fa Google quando ti mette i codici segreti, noi abbiamo joint the face petition. Questo è il mio piccolo easter egg per lasciarvi così con un sorriso. Questa è una buona premessa per un'iniziativa sulla cannabis. Ovvio, sempre tutti in ottica antiproibizionista, come sempre. Ti sei salvato in corner, Stefano Manco, guarda, con questo joint. Io direi che sulla cannetta, se non ci sono altri... Vai, allora, Marco. No, grazie vai. Stefano, intanto per non essersi abbandonato allo scazzo al quale ci saremmo potuti abbandonare entrambi molto volentieri in queste situazioni. Non c'è niente di più rischioso. Il paragone che volevo fare io è esattamente quello con una piazza fisica. Io sono d'accordo che quando in una piazza fisica c'è un organizzatore che fa tutto, prenota il pullman, porta la gente, gli dà da mangiare, gli mette la bandierina in mano, gli mette il cartello, gli dice cosa devono dire e li fa marciare come dei soldatini, quella manifestazione non è una manifestazione di cittadini, è una manifestazione
di una piccola o grande burocrazia che muove dei cittadini ai suoi ordini. Quindi io penso che la tua esigenza, l'esigenza da te espressa, sia un'esigenza giusta, che le adesioni sono adesioni di persone, come la petizione è una petizione di persone. Questo però non ci deve fare perdere di vista la questione fondamentale che poi comunque organizzare una manifestazione, elaborare una petizione, discuterne in riunioni come queste per ore e ore e ore, cercare dei VIP, fare delle riunioni, fare il lavoro che hai fatto tu di ore e ore notturne con Michael, con chi ha dato una mano. Anche questo è un lavoro che non è più importante dell'obiettivo, ma secondo me è un servizio che si rende al manifestante e anche al cittadino in generale che guarda il manifestante, quello di fargli sapere grazie a chi e a cosa questo è stato reso possibile. Cioè le cose non vengono fatte da sole non succede niente. Quindi c'è una bella differenza tra mettere il cappello su una manifestazione e strumentalizzarla a dei fini di una burocrazia organizzata e fare sapere come servizio di informazione al cittadino che se vuole saperne di più, se vuole approfondire, se vuole collegarsi anche un domani, chi sono le persone che hanno reso questo possibile, a maggior ragione se l'organizzazione, come nel nostro caso, ha l'ambizione di essere anche una organizzazione di servizio. È quello che abbiamo detto dall'inizio, cioè noi non vogliamo soltanto, non vogliamo fare un'organizzazione come le altre, un'organizzazione dove se tu sei dentro, sei uno dei nostri, aderisci, ti vogliamo bene, se no sei fuori e sei in un'altra organizzazione e noi siamo in competizione. Con Humans noi cerchiamo di fare una sorta di movimento non movimento dove il senso dell'organizzazione è proprio quello di fornire degli strumenti al singolo cittadino per poter mobilitarsi, eventualmente anche senza di noi, fuori da noi. Usando le nostre cose nella propria città, nella propria regione, nella propria situazione. Lasciare però una firma, un segno, un contatto non ha una valenza di propaganda, ha una valenza di servizio al cittadino per agganciare un'iniziativa un domani a un'altra, a quando queste persone magari saranno chiamate a proiettare sui muri, come dice Sibilla, saranno chiamate a versare 5 euro, saranno chiamate a un'altra Sì, iniziativa. sì, sì. È un'informazione di servizio, non è un'informazione di propaganda, quella che è sempre importante dare. Esatto, Marco, ma le sono le tue esatte parole. Tu hai detto, hai parlato di firma, no, gli devo rispondere, scusami. Hai parlato di firma e infatti ti ha detto che anche loro in Stop Global Warming hanno messo Powered by, anche su Face Petition c'è Powered by nello stessissimo modo. Ma sono, quindi abbiamo fatto, voglio solo tranquillizzarti, si vede che c'è tutto fatto da humans. C'è scritto tante volte, si ricevono tutte le, cioè in tutte le in tutte le parti. La mia incazzatura da grafico web designer è che mettendo il logo come testata diventava questa è un'iniziativa humans. È tutto ciò che ne conviene, fai quello che vuoi. Non, si capiva poco comunicativamente, credo che Avi possa capirlo questo, tanto che anche lui l'ha messo nel footer. E anche tu, Marco, hai parlato di firma, avevi necessità di far vedere chi è che lo fa. E siamo d'accordissimo. È stato fatto, di nuovo. Tanto amore, spero che vada bene, vada tutto bene. Io e Michael avremo 10 giorni di inserimento manuale di tutto questo lavoro fino al 30, quindi è appena cominciato. Da domani cominciate, mandateci.